Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo episodio di Clash Royale. Subito un bel pollicione su per Anikdos Jayla e per me Jack e porca miseria. E andiamo subitissimo in arena. Allora, avevo cambiato un attimo mazzo con quello che avevo fatto vedere settimana scorsa. Adesso ve ne faccio vedere un altro. Uno di quelli con cui mi diverto di più. Abbiamo infatti Pekka, Mini Pekka, entrambe, più la gelo, vabbè, Firepal, Tronchetto, Sgherri, Gelino e Cacciatore che non possono mancare perché sono le uniche carte a livello 12 che ho. Quindi, è un mazzo molto molto divertente, in poche parole è un mazzo che si basa sul toccarti la torre una volta, se te la tocco, te la tiro giù, quasi sicuramente, insomma. È un mazzo molto one shot, cioè devi difendere bene e quando vai all'attacco devi tirargli, devi... Se arrivi a torre praticamente gli fai uno sbarandello di danni. Comunque andiamo subito in arena. Arena leggendaria, sono ancora qua, mi mancano poche partite per andare a quella dopo. La mano ovviamente fa cagare. Porca miseria. Ogni volta. Allora, subito cacciatore da dietro. Questo è un mazzo che ragiona in maniera abbastanza lenta. Non ho molte carte velocissime. Lui ribadisce... Ma... Allora, spiegatemi perché a questa arena c'è gente... A livello 12 con le carte al 13. Che fastidio imbarazzante. E il problema è che le carte al 13 per me sono difficili da tenere. Per il semplice motivo che mi servono sempre un botto di carte in più per tirargliele giù. Va bene, qui giriamo ovviamente di pecca. Ovviamente questi stronzi sono al 13. E li chiamo stronzi perché sono stronzi. Ok, questo è andato giù. Sì, ok, va bene. Vedete, ho dovuto spendere un mucchio di Lisir per riuscire a difendermi. Che non ha senso. Non ha senso che io debba spendere tutto questo. Tiragli una schicchera. Tua sorella, quella grandissima. Proverò di giocarmela se non lagga. Se non lagga proverò di giocarmela, ma sarà una partita tostissima. Perché, come ho detto, a me serve un mucchio di Lisir in più per riuscire a tirargli giù le sue carte. È inutile da star qui a rifletterci. Va bene, il tronchetto me l'ha regalato qui. Pecca qua troppo avanti. L'ho tirato troppo avanti e vabbè, la principessa mi entra in maniera imbarazzante. Ok, abbiamo un Pecca che sta andando avanti. Ma è veramente improbabile riuscire a vincere. Vedete, ma segato gli sgherri con una scarica. Ah, ci provo, ma è inutile, il pack è troppo lento. Guardate, anche gli scheletrini mi tirano giù il pack. Come... Perché sta gente gioca questa arena qui? Cioè, spiegatemelo. Perché io non sto capendo. Non ha senso. Vedete, questo è morto. Adesso, cioè, io ci sto provando con tutte le mie forze, ma mi tocca veramente spendere il doppio dell'elisir per avere la metà di quello che mi serve. Cioè io, vabbè, ho anche cannato adesso. No, non è vero, l'ho presa. Però, cioè, come potete ben vedere, per me è inutile, perché ogni sua carta, per riuscire a stroncargliela, mi ci vuole molto più elisir di quello che necessita lui. Quindi sono sempre in difetto. E io mi chiedo perché. Guardate, adesso io gli sgherri glieli ho messi, ma lui con una zap me li sega. Vedete? Cioè, che senso ha giocare in questo modo? Mi va bene. No, a prescindere, non ho la minima possibilità. Due colpi per tirare giù uno stregone col pecca. È impossibile, raga. È veramente impossibile giocare. Io continuo a chiedermi perché ci sia gente a livello 12 con carte a livello 13 che gioca alla mia stessa arena, che io ho le carte a livello... Proprio ne ho due al 12, ma per sbaglio è successo pure in maniera puramente casuale. Vabbè, intanto c'ho anche... Doniamo le carte al clan e spero che nella prossima partita riesco a farvi vedere qualcosa, perché non riesco a farvi vedere il mazzo. Prendo delle sberle allucinanti e basta. Vabbè, cosa devo dire? Va bene, mano più carina, più sostanziosa. Adesso dovrò ciclare qualcosina. Bene, allora, intanto è livello 12, ma almeno il golem è all'11. Matchup positivo per noi. Potrebbe seguire... Questo è un pazzo criminale, non ho capito quale sia il senso di mettere un mortaio in un mazzo del genere, ma io nel dubbio glielo tiriamo giù, che non fa mai male, va bene. Due schicchere le ho prese.
Adesso devo ragionare. Ah no, quelli sono morti, ragazzi mio, mi dispiace, ma non voglio cagacazzi in mezzo ai maroni. Va bene, di danni ne ho presi. Adesso bisogna vedere se riesco a contrattaccare come voglio io. Allora, contrattacco su doppio fronte, vediamo come difende. Questa è un'altra delle forze di questo mazzo, perché se mi difendo nel tempo, va bene, va benissimo. Siamo andati in hit col pecca e col mini pecca. Vedete, due torri praticamente tirate giù. Questo mazzo ragiona sempre così. Ok, la prima è andata, mi sta bene, anche se mi fa 2-3 danni lì, un po' di danni lì, mi sta abbastanza bene. No, non la connessione, ti prego, non... Prendi! Che dolore. Buongiorno, grazie. Lei è molto gentile, che dopo che mi ha tirato degli schiaffi incredibili. Vabbè, il cacciatore è un po' rincoglionito. Ancora, mo basta! Tirami sto pack. Tirami il pack, allora? Dai, buongiorno. Col cubanano. Va bene, quello grosso giochi. Io ti gioco quello piccolo dietro. Così, quello grosso non mi rompe le balle. Buongiorno. Bang. Non sono sicuro se fare questa cosa, ma la faccio. Bravissimo. Non ci arriverà mai niente, quindi riparto tranquillamente da dietro. Se funziona la connessione, ripeto, perché qui un tronchetto non te lo toglie nessuno. Va abbastanza bene. Difende. Difendo, ti prego. Ok, pack in avanzamento. Per segargli quella stupida carta. Palla di fuoco, così gli tiro giù anche la seconda torre, che non ci dà fastidio. Va bene. Tutto nella norma, tutto in regola. Tutto bene, quel che finisce bene. Lui non credo che riuscirà mai nella vita. Io se ho il tronco sono più contento. Ah! Va bene, andata. Ce la dovrei aver fatta. Ecco, così vi sono riuscito un pochino a far vedere il mazzo come ragiona. Cioè ragiona sempre su due fronti. Non è velocissimo, bisogna sempre stare attenti a come si difende per il... cioè proiettarsi sempre quando ti difendi, proiettarsi sempre al contrattacco, perché altrimenti prendi delle pizze nei denti e basta. Non ho usato tantissimo la gelo, ogni tanto mi serve soprattutto sull'orda di scheletrini, che se tirata sulla torre, cioè per difendermi un pecca o un mini pecca, tu tiri l'orda di scheletrini sulla torre, io te li gelo tutti, muoiono tutti e il mio pack è in hit, che non è male, direi. Ultima partita di oggi, vediamo cosa riusciamo a cavare fuori dalla questione. Allora, mano niente, ma si può partire da dietro molto tranquillamente con un cacciatore. È pericoloso partire da dietro con il cacciatore, perché è praticamente la carta che mi serve per contrastare la mongolfiera, perché ogni tanto ci sono le carte volanti, quelle toste che ti tocca di difendertele. Ok, mi può andare bene. Il più è il mago mi darà un fastidio bestia per il resto del... cioè in poche parole mi massacra il pecca prima che riesca ad andare verso l'attacco, quindi penso che... esatto, vabbè, questa te la potevi tranquillamente risparmiare, ragazzo mio. Ecco, anche su un inferno la gelo risulta abbastanza utile, perché lui butta 5 di elisir per riuscire a difendermi un pecca che io ho tirato difensivo, quindi lui è sotto di elisir. Ma perché? Quale senso logico ha fare questa giocata? Vabbè, io ho buttato nel cesso un mucchio di elisir, giusto per tirargliela giù, perché mi dà particolarmente fastidio. Mi va bene. Quello mi va un po' meno bene. E sono in dubbio di... ok, te ti devo fermare velocemente. Mi va bene. Una. Ok, questo è morto. E loro fanno il loro sporco lavoro. Non ho subito troppe hit, ma non sono riuscito a tenere il contrattacco. Questo è un problema non da poco. E le frecce mi daranno parecchio fastidio. Mi daranno parecchio fastidio, perché per difendere la cimitero mi sono necessari gli sgherri. Pecca da dietro. Vediamo cosa succede. Se lui parte in un contrattacco, in un rush ignorante, dovrei riuscire a tenerglielo. Spero, anche se ho tutti incantesimi. Ok, il mago. Quasi quasi provo a scattare dall'altra parte, anche se non sono sicurissimo di quello che sto facendo. Ok, immaginavo. Fire palla. Ho l'elisir per gelare. Va benissimo.
giù quella, va bene, lui gli è toccato difendere così, una schicchera gliel'ho data, andiamo a difendere con il meno possibile, che tanto gli sgherretti si tengono anche solo col gelino, non può farmi troppi danni, ripartiamo immediatamente col Pekka perché sul per 2 di Lisir ci può stare, ok, questa è una strategia buona perché non gli permetto di attaccare con quella carta lì, ma lui, ricordiamoci, ecco ancora loro, che in qualche maniera devo difendere. No, perché? Perché la lag? Perché la lag? Se non laggava li tenevo, tiro palla di fuoco qua, vaffancuore, praticamente mi sono fatto tirar giù la torre. Non tirarmi, ok, perfetto, però cioè, questa lag mi ha distrutto la vita. Tiragliela per favore, grazie. Non so come attaccare. Va bene, mi sta bene. Mi sta bene. Quello un po' meno, ma ci proveremo. Ci proviamo tutta la vita. No, niente. Ragazzi, è persa anche questa per quell'attacco di microlag, È solo per questo, sì, certo, perché riesco a difenderlo, vero? No, non riesco mica a difendere. Non ce la faccio. Peccato per quel tocco di lag bastardo che mi ha fatto perdere la partita. È solo per quello che l'ho persa. Quindi anche oggi due sconfitte e due vittorie, anche cambiando mazzo. Però se vi faccio vedere la cronologia, registro attività, se andiamo un po' indietro dovrei avere una piccola serie di vittorie, eccola. 1, 2, 3, 4, 4, 5 vittorie con questo mazzo. Perché poi sono in un momento, vedete, quando trovo dei mazzi più o meno che sono al mio stesso livello, me la gioco, riesco a vincerle. E niente, spero che l'episodio vi sia piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi, commentate, condividete, noi ci vediamo ad un prossimo episodio, ciao a tutti.